Chi l'ha vissuta sa come funziona. Un colpo secco alla lamiera della propria auto, un tizio che si avvicina arrabbiato, mi hai rotto lo specchietto. Poi arriva la richiesta per evitare di coinvolgere l'assicurazione e fermare salti di categoria che comportano aumenti del premio, la cosa si può risolvere in modo amichevole. La truffa dello specchietto rotto è un raggiro tornato recentemente di moda di chi cerca di farsi risarcire in contanti e al volo per un finto danno causato, secondo il truffatore di turno, da una condotta scorretta dell'ignara ed ingenua vittima. La sceneggiata avviene quasi sempre su strade trafficate ed il via lo si ha con un lieve colpo alla carrozzeria senza visibili conseguenze. Ma ecco che spunta il furbacchione. Una macchina dietro di noi spara colpi di abbaglianti con l'intento di farci accostare. Nel caso l'invito fosse accolto, scatta la truffa vera e propria. Proprio ieri ad Altopascio, in via Bientina, si è verificato un tentativo di truffa ai danni di una 67enne. Una macchina di piccole dimensioni si è avvicinata all'auto condotta dalla signora e dopo una finta botta i due occupanti hanno cercato di farsi consegnare una somma di denaro. Vista la ferma reazione della vittima, che ha fatto intendere di chiamare le forze dell'ordine, uno degli autori ha dichiarato di essere un parente di un fantomatico capitano. I due hanno quindi seguito la donna fino a che questa non ha chiamato il 112 e dato la descrizione dell'auto. Una pattuglia di motociclisti della Radio Mobile ha quindi intercettato l'auto, una 600 nuovo modello, nei pressi di Porcari. I due sono stati accompagnati in caserma, dove sono scattate le manette. Si tratta di Marco Abruzzese, 33 anni, di Salerno, e Mario Abruzzese, 27enne, di Torre Annunziata, entrambi disoccupati e con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. L'accusa è di tentata truffa. Per loro ci sarà anche la proposta per il foglio di via obbligatorio dai comuni di Altopascio e Monte Carlo per la durata di anni 3.